sera. Si è tenuto al Parco Albero d'Oro l'incontro tra i cittadini e la giunta sul bilancio per discutere i problemi del quartiere, tra cui la viabilità e la probabile chiusura del bar del Circolo Falcone Borsellino. In merito ecco le parole del primo cittadino Claudio Pistoni. Signor Sindaco, continuano gli incontri nei quartieri, il quartiere Albero Doro, diversi problemi di viabilità sono stati segnalati dai cittadini, c'è anche un problema con la gestione eh, qui del, del bar-ristorante dell'Albero Doro. Sì, la, i temi principali che sono usciti questa sera riguardano la viabilità. Un po' perché probabilmente non c'è mai stato fatto un lavoro organico che noi vorremmo provare a fare, un impegno che ci siamo presi questa sera, è proprio quello di eh, fare un piano organico per il quartiere, per, partendo dalle segnalazioni e discutendolo con eh, i cittadini del quartiere stesso. Perché qui ne è stati sollevati non soltanto un problema, come in tanti posti ne è stato sollevato un problema, qui sono stati sollevati tanti problemi, quindi probabilmente è un accumulo di interventi fatti parzialmente nel tempo che alla fine hanno portato anche delle disfunzioni, diciamo così, eh, che in qualche modo vanno riordinate, però vorremmo farlo, cercare di farlo in modo organico come ci siamo impegnati qui questa sera. Per quanto riguarda questa gestione, è una gestione che non, eh, non rispetta le aspettative che avevamo, non dà il tipo di risultato eh, che ci aspettavamo, poi devono pagare delle quote che non, hanno, che non hanno ancora pagato e quindi si va verso la risoluzione del contratto per poi dopo vedere di trovare uh, una condizione diversa per poter mantenere una gestione. In un quartiere dove questo centro è sempre stato uno dei punti di riferimento e vorremmo che lo ritorni ad essere anche domani. Si è parlato molto di viabilità non solo relativa a questo quartiere, ci sono stati alcuni interventi anche relativi ad altre zone della città, c'è stato anche un annuncio, a giugno dovrebbe arrivare il semaforo alla stazione. Sì, il semaforo alla stazione in realtà doveva essere già montato per le fine d'ottobre dello scorso anno e siamo un po', abbiamo accumulato un ritardo di sei mesi che è dovuto sempre al tema della società, dell'omologa, del concordato, eh, però sono in appalti in questi giorni, insomma le gare, sono state fatte in questi giorni, quindi io penso che con l'estate un po' tutte le cose che ci siamo detti delle manutenzioni vengono fatte compreso l'intervento del, eh, del semaforo. Mentre per quanto riguarda la viabilità, un po' il discorso che abbiamo fatto qua questa sera, perché qui è il problema più forte, qui quello della viabilità, dalle altre parti sono cose un po' più spicciole, diciamo così, che però una parte faremo degli interventi già quest'estate, che erano gli impegni che ci avevamo presi lo scorso anno, mi vengono in mente alcune zone della zona di Braida, alcune aree eh, riferite alla, anche nella zona parco, insomma c'è tutto il tema della viabilità del, di, di questo attraversamento improprio. Insomma che c'è, quindi faremo, faremo alcuni interventi, però dopo cerchiamo di rimetterli dentro a un, un discorso organico complessivo. Ecco questo è un po' l'impegno che vorremmo fare. Adesso ci aggreghiamo anche i comuni di Fiorano, Formigine e Maranello per il piano urbano della mobilità e eh, che cerca di, di leggere, di costruire un percorso che, insomma, dove tutte le strade in qualche modo coincidono insomma, rispetto anche ai divieti, le possibilità di passaggio, ma allo stesso tempo anche eh, eh, cerchiamo di fare proprio all'interno delle varie zone insomma, un piano che va, va un po' rivisto insomma, credo che l'ultimo piano della sia della, del traffico risalga alla metà degli anni 80 secondo me la seconda metà degli anni 80 e poi dopo non è mai più stato fatto quindi ci siamo un po' abituati tutti, la viabilità è sempre una cosa molto complessa perché insomma hai bisogno di perché ce sono le abitudini, noi ci siamo tutti abitudinari, io, insomma siamo noi come lo siamo tutti e quindi va fatto concordandolo anche bene con, con i cittadini, discutendolo con loro ma credo che sia un impegno che si possa fare perché è anche giusto insomma in certo momento anche andare a rivedere queste situazioni perché se creano disagio, difficoltà o attraversamenti improprio, velocità, credo che bisogna andarci a vedere bene e cercare di risolvere i problemi. Un'ultima cosa rispetto a un mese fa più o meno quando è iniziato questo giro prima con le associazioni e poi con i quartieri, qualche settimana fa, dal punto di vista del, dell'avanzamento dei progetti urbanistici ci sono state delle, delle novità, si parlava del parcheggio dell'Unicredit, c'erano alcuni temi in ballo su cui ancora non si avevano certezze, ci si è mosso qualcosa? Sì, sul, con l'Unicredit abbiamo fatto qualche passo avanti, ancora sono diciamo così, incontri dove deve essere ancora prodotto diciamo, l'atto formale, però direi che dall'inizio siamo un po' più avanti. Ecco, non abbiamo ancora concluso, io spero che nell'arco di un paio di mesi insomma, al massimo concludiamo questo percorso amministrativo insomma, dove riusciamo a trovare questa soluzione per poter poi predisporre il progetto, appaltarlo e realizzarlo, perché rimane anche questa è una di, di, di quelle cose, come dicevo prima, è così dal 1988 che è da quando c'è il fatto il primo contratto di Comodato insomma, ed è rimasto sempre in quelle condizioni. E Se le cose poi non è detto che ci si riesca sempre, però noi abbiamo insomma, un anno che ci siamo dietro a questo lavoro e speriamo di arrivare, di arrivare in fondo, perché per me è un intervento importante e fa il paio con i, i 4-5 interventi che vorremmo realizzare quest'anno, che sono quelli che, dis, che descriviamo sempre all'interno delle sempre all'interno dell'Assemblea di quartiere. Accordo raggiunto anche alla ceramica Mirage tra aziende e lavoratori per il rinnovo del contratto. Salgono così a due le aziende del gruppo Concord ad aver rinnovato, accettando la proposta della proprietà condivisa da CISL e UIL. La CGL continua invece le proteste. Partiti i lavori di messa in sicurezza delle alberature stradali comunali e di rifacimento di una eola in via indipendenza. Verranno abbattuti gli alberi malati e rimossi i rami caduti in varie vie della città, Altri interventi si terranno nel periodo estivo. Passiamo allo sport. Continuano i successi per lo Sporting Club nel campionato nazionale di tennis. La squadra maschile, nonostante una partita in meno, continua a condurre la classifica della Serie B. Prossimo appuntamento per i ragazzi, la trasferta al centro tennis Le Pleiadi. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani,